Out del sindaco Sir Filippi ad Enel Green Power, proprietario del canale Albani, mai più il degrado che da due mesi sta inquinando le immagini della città. Contributi a favore delle famiglie residenti nell'ambito sociale 6, al via le domande per chi ha un ISEE non superiore a 10.000 euro, la scadenza è fissata per le ore 12 del 25 settembre. Momenti istituzionali, un concerto della banda e una mostra alla Darsena Borghese. Da martedì si celebra l'80° anniversario della liberazione di Fano. Ultimo giorno per la fiera di San Bartolomeo. Nonostante il calo di clienti ambulanti, i giudizi sono quasi tutti positivi. Normale, diciamo. Si cerca sempre la bancarella, un po' che a Fano ovviamente non viene, no? Nei mercati di Fano. Qualcosa di particolare. Il cambio di programma dovuto a maltempo non ha frenato il paese dei balocchi. Migliaia all'evento dedicato a grandi e piccini. Mercoledì la giornata più partecipata, conclusa con il suggestivo spettacolo pirotecnico. La passione per la Vespa, un legame che unisce persone di tutta Italia che si daranno appuntamento domenica prossima al Lido grazie al Vespa Club di Fano. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, lo avete sentito dai nostri titoli. L'amministrazione comunale di Fano prende di petto lo squallore del canale Albani ed intima ad Enel Green Power di prendere provvedimenti, proponendo anche una strategia che contempla soluzioni del tutto innovative. Sentiamo i particolari nel servizio di Massimo Fughetti. Sono due mesi almeno, e nel cuore dell'estate, che il canale Albani mostra uno spettacolo indegno per una città a vocazione turistica come Fano. Privato dell'acqua a causa della siccità, si presenta come un accumulo di fango, di erbacce e di immondizie. I poveri animali che lo popolano, dopo aver affrontato la terribile esperienza dell'aggressione di lupi o cani randagi, nel corso del quale alcuni sono morti, compreso il cigno nero Ugo, hanno dovuto essere trasferiti a valle della Liscia o nei recinti di Giuseppe Corina, una situazione insostenibile che ha destato la reazione del sindaco Luca Sir Filippi, non più disposto a tollerare un degrado simile. Da quando mi sono insediato ho chiesto un intervento di pulizia straordinaria di tutto il canneto, di tutta la vegetazione. Questo era iniziato circa un mese e mezzo fa, poi è stato interrotto, poi è stato ripreso. Fatto sta che tutto agosto di fatto ci siamo ritrovati in via Papiria, che è la via principale d'ingresso della nostra città, con un accumulo di canne, quindi in pieno centro storico. Ho chiesto più volte, oggi con una lettera in maniera ufficiale, di intervenire immediatamente e rimuovere i canneti. Dopodiché è importante, e ho chiesto un tavolo per il 9 di settembre, un tavolo di confronto con Enel Green Power per ragionare sul futuro di tutto il canale, di tutto il canale Albani, perché è chiaro che ogni estate ci ritroviamo in una situazione di emergenza, c'è un progetto in corso, il progetto Ugo, che riguarda le Enatidi, ma a mio avviso e a nostro avviso è da ripensare tutto il canale Albani. Comunque dei contatti con Enel Green Power sono già stati intrapresi, i lavori sono stati iniziati ma sono stati interrotti e questo non va bene. Esatto, noi chiediamo di riprendere subito i lavori, di terminare la pulizia dei canneti, ma successivamente è bene, fino a quando non ci sarà l'acqua, comunque per il futuro, decidere insieme sulle strategie di sviluppo di questo canale, perché ogni estate ci ritroveremo in emergenza come oggi, e al di là del futuro delle Enatidi, che comunque ci sta a cuore ed è importante per noi, quindi è fondamentale rifare tutto il protocollo d'intesa che c'era, ma è importante anche ragionare sullo sviluppo di tutto il canale Albani, perché per noi al momento è solamente un problema. Il 9 settembre prossimo ci sarà un nuovo incontro con Enel Green Power e nella strategia del Comune è possibile l'acquisizione del canale stesso per poi adibirlo a scopi diversi che è quello di alimentare la centrale? Beh, noi siamo pronti a tutto. È chiaro che per noi, penso che per loro, è prioritario l'alimentazione della centrale idroelettrica, ma a nostro avviso bisogna valutare anche la possibilità di sfruttare il corridoio ecologico per unire il centro cittadino con la zona industriale e con il fiume Metaurio. È chiaro che una strategia di questo genere va condivisa insieme perché, come detto all'inizio, la proprietà è di Enel Green Power.
I cittadini residenti nei comuni dell'ambito territoriale sociale numero 6 in possesso di un ISEE non superiore a 10.000 euro possono presentare domanda per ottenere i contributi a favore della famiglia previsti dalla legge regionale. L'istanza va presentata esclusivamente online mediante SPID o carta d'identità elettronica accedendo al sito del proprio comune di residenza oppure al sito dell'ambito. Il termine per presentare le domande è fissato alle ore 12 di mercoledì 25 settembre 2024. L'ammontare del contributo spettante agli aventi diritto risultanti dalla graduatoria sarà pari a 500 euro nel caso di madri sole in stato di gravidanza e 500 euro per ciascun figlio a carico residente nello stesso nucleo anagrafico, sino al massimo di 1.500 euro nel caso di madri di figli riconosciuti da un solo genitore. E adesso spazio alla Fiera di San Bartolomeo a Fano che termina questa sera. Con Stefania Schiaroli sentiamo prima le opinioni degli ambulanti per capire come sono andate queste tre giornate di manifestazione fieristica e poi gli avventori. Come è andata la fiera quest'anno? Come sta andando? Ma sempre così. Tutto bene, va bene. La Fiera di Fano è una bella piazza, la gente risponde bene. No. Sempre bene. C'è più gente la mattina o il pomeriggio? Il pomeriggio sera. Che cosa comprano di più? Da me gli arancini. Gli arancini sono il arancini e cannoli sono quelli che vanno per la maggiore. Da dove venite? Dalla Sicilia? Messina. Quindi vi trovate bene alla Fiera di Fano? Sì, ormai è 20 anni che vengo, certo. Rispetto a Pesaro e Senigallia? Ma sono tre piazze, tutte e tre uguali, buone. Alla fiera non manca mai il folletto. È d'obbligo, il folletto ce l'hanno tutti, per cui dobbiamo andare in servizio. Ce l'hanno tutti e continuano a comprarlo? Certo, perché un prodotto è buono, insomma, la gente lo conosce ed è contenta. Qual è la novità dell'anno? Beh, noi diciamo, questa è una cosa, novità qua non ci sono, perché è sempre le stesse cose, però il folletto è da 40 anni e la roba è sempre quella, però serve questo. Com'è andata quest'anno? Sì, dai, è un po' caldo, però va bene, dai, ci accontentiamo. Questa bancarella è diventata caratteristica alla Fiera di Fano. Diciamo che siamo abbastanza ricercati, in genere la gente viene per prendere i bomboloni, craffen o frittelle, ciambelle, a seconda di come li chiamano. Più giovani o anziani? Ma non c'è un target d'età, perché alla fine comprano un po' tutti, a prescindere dal fatto che siano giovani o anziani. Trovate differenza tra la fiera di Pesaro e quella di Senigallia e quella di Fano appunto? No, alla fine diciamo che la clientela è sempre la stessa, più o meno, perché da Pesaro magari vengono qua a Fano o da Senigallia vengono a Fano, viceversa, da Fano vanno a Senigallia o a Pesaro, quindi bene o male la gente è sempre quella lì. Quindi secondo voi dipende dal prodotto la qualità della fiera? Diciamo sì, che i banchi fanno la differenza, nel senso che comunque determinati banchi possono avere determinati vantaggi in più. Complessivamente com'è andato il bilancio di questi tre giorni? Bene, a parte il caldo estremo che ci ha messo a dura prova, è andata bene, siamo contenti. Fano è sempre una città che dà molto piacere ai bambini sulle caramelle, croccante, cose varie. Che cosa vendete di più, il croccante? Croccante e preninato di tutti i gusti, abbiamo del pistacchio, delle noci, arachidi, anacardi, noci e mandorle. Eravate qui anche l'anno scorso o avevate un'altra posizione? Io l'anno scorso sono a Lido, sono spostata. Quest'anno sono ritornato qua perché io solito sempre qua. E c'è più gente in Sassonia o a Lido? Io ho preferito qua. Quindi sono andate abbastanza bene le vendite? Sì, rispetto all'anno scorso va bene, però Fiera di Fano non è come prima, ormai è tutto cambiato. Preferisce quella di Pesaro o di Senigallia? Sì. Perché? Più grande la fiera. Di solito alla fiera si cercano sempre le novità dell'anno e i banchi come il suo hanno le novità dell'anno. Che cosa avete di caratteristico? Questa è la caratteristica più importante da questa fiera, questo panno. Un panno fantastico e universale. Pulisce tutto. Vetri, acciaio, finestre, box doccia. Di che cosa è fatto? È fatto in fibra di carbonio. Grande novità. Per esempio guardate qui sul panno induzione, per il vetro ceramica, smaltato e fragranita, funziona sempre, di una forma comoda, pratica e veloce. E invece quella spugna magica? La spugna magica pulisce invece l'acciaio, rame, ottone, silver, argento.
pulisce tutti i metalli preziosi. E ci, ci vuole una crema particolare da utilizzare? No, direttamente con la spugna che noi diamo in dotazione va a pulire tutta la superficie, è fantastico. Quante ne vendete? Tantissima, tutti lo conoscono, è un prodotto fantastico che si vende da 30 anni, un prodotto italiano, naturale, ecologico. Quindi siete sempre qui e vi trovate bene? Benissimo, sono diversi anni che veniamo qua alla Fiera di Fano e tutti ci vengono a trovare. Buongiorno, che cosa hai comprato alla fiera? Ho comprato delle pentole, una wok e una padella molto resistente col fondo antiaderente, così mi hanno detto, ma il signore è stato molto gentile. Ha trovato qualche novità rispetto agli altri anni? Al momento no, sono ancora a metà fiera, ho fatto un giro all'interno, adesso proseguo e poi vedrò. Come ha trovato la Fiera di Fano? Carinissima, con tante cose in vendita e... Però noi veniamo giusto per guardare un po', non è che abbiamo una meta prefissata. Però ha qualcosa in mano, che cosa ha comprato? Una tovaglia di plastica per il mio terrazzo, per il tavolo del mio terrazzo. Ci continuerà a venire? Certamente, ogni anno, se possibile, io vengo a Fano regolarmente perché adoro Fano. Quindi le piace questa fiera? Molto. Che cosa avete comprato alla fiera? Qualcosa di utile, grembiule per il lavoro. E avete trovato qualche novità particolare quest'anno? No, non direi. Cioè, comunque era molto che non venivo, quindi è la prima volta che la faccio tutta a lungomare. Rispetto alla disposizione degli anni scorsi, quale preferite? Sinceramente io la vecchia, perché era più concentrata, invece così è più spalmata da Sassonia a Lido. Non sono un'abitué della Fiera di Fano, questo lo devo premettere. Però siccome vengo al mare in spiaggia qui in Sassonia e sono un'abitué del miele, quindi sono venuta perché so che ci sono delle belle bancarelle dove vendono dei prodotti dell'entroterra marchigiana. Quindi artigianato? Artigianato locale, sì, esatto. Che è la novità dell'anno, tra l'altro, proprio per valorizzare questa fiera. Come le è sembrata questa parte di artigianato? Sicuramente molto, molto carina ed è sfiziosa, perché comunque si ricerca sempre la naturalità delle cose, quindi è soddisfacente, almeno per me. Ho comprato un tappeto, ho comprato la pasta di mandorle. E poi qua vediamo i taralli, mi diceva. E le friselle e un kiwi. Quindi siamo più sull'alimentare. Sì. Anche perché ci sono poche bancarelle quest'anno con tutto questo... Preferiva la disposizione degli anni scorsi? Esatto. Soddisfatta della fiera di quest'anno? Abbastanza, mi aspettavo qualche bancarella in più. Quindi rispetto alla disposizione degli altri anni? Inizia molto... è disposta diversamente, ci aspettavamo iniziasse prima, quindi ci siamo fatte un pezzo di strada in più, però... Più o meno, penso che più o meno la grandezza sia la stessa. Che cosa cercate soprattutto? I piatti per casa nuova. I calzetti, il must della fiera, i calzetti. Quindi le cose semplici. Sì, sì. Che cosa vuoi comprare alla fiera? Un giochino. Che giochino ti piace? Adesso lo vediamo perché ancora non lo so. Le bomboniere del mio matrimonio erano barattolini di spezie, quindi questa è una delle mie preferite della fiera. Che cosa compra? Con il curry verde di Bangkok che mi fa impazzire e l'insaporitore per il couscous che è veramente veramente buono. Anche tutte quante le altre sono di altissima qualità e io ogni anno vengo e di solito il mio spuntino sono le verdure disidratate che sono veramente eccezionali. Sto comprando quelle liquirizie cilindretti che sono favolosi. Quindi una bancarella dove viene tutti gli anni? Tutti gli anni, sì sì, assolutamente. Che cosa pensa dell'edizione di quest'anno della fiera? Allora, la sto guardando adesso perché sono stata fuori Fano, quindi infatti guardavo che non c'era dall'altra parte, no? Hanno fatto solo da questa parte, quindi ancora veramente sono appena all'inizio. Poi, e a proposito, rispetto alla disposizione dei precedenti anni, quale preferisce? Questa, perché l'altra poi c'era gente che andava in tutte e due le direzioni, invece questa. Poi stamattina c'è un po' di venticello, si sta anche bene, quindi... E che cosa si viene a cercare alla fiera da comprare, oltre al fatto di visitare? Una cosa originale, per esempio questa la presi alla fiera diversi anni fa, vintage la metto sempre perché è sempre bella, è sempre originale. Qualcosa di diverso, qualcosa di originale. Quindi saper cercare nelle bancarelle? Per cercare, ma le bancarelle bisogna sempre saper cercare, perché altrimenti ci sono cose belle, cose
normali, diciamo. Si cerca sempre la bancarella, un po' che a Fano ovviamente non viene, no? Nei mercati di Fano, qualcosa di particolare, a parti dolci, ecco. Queste novità sulle bancarelle di artigianato al Lido, che cosa ne pensa? Ah, queste sono bellissime, perché l'artigianato è qualcosa che deve essere sempre salvaguardato, perché oggigiorno con tutte queste, no, anche negozi, scompaiono i negozi di qualità, sono tutte catene, quindi l'artigianato deve sempre sopravvivere, quindi è molto importante. E l'idea della fiera per i bambini? Bellissima, bellissima, perché i bambini devono essere sempre al centro dell'attenzione, quindi è importante, assolutamente. Soprattutto a Fano, che è la città dei bambini. La città dei bambini, assolutamente. Poi, avendo insegnato per una vita, so bene cosa vuol dire. Partiranno domani le celebrazioni per l'80° anniversario della liberazione di Fano. Il primo appuntamento è per le ore 18 davanti al municipio, dove verrà celebrata la parte istituzionale con la deposizione delle corone in diversi luoghi. Lapide dell'Ampi di fronte alla residenza comunale, lapide Giannetto Dini dentro l'atrio comunale, lapide Paolini e Marconi in viale Ceccarini, al monumento ai partigiani nei giardini Biancheria Morelli, al monumento ai caduti in viale Buozzi, la lapide al secondo corpo d'armata al Bassio Minuti. Dopodiché alle ore 21 alla Rocca Malatestiana ci sarà il concerto della banda Città di Fano, mentre mercoledì 28 agosto alle 21:15 ci sarà la proiezione del docufilm di Paolo Alberto Del Bianco, Fano 1935-1945, sulla guerra di Fano. Sarà visibile fino al 28 agosto la mostra organizzata dal gruppo Filippo Montesi di Fano dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia nei locali della Darsena Borghese in via Nazario Sauro a Fano, appunto, dal titolo Fano, memorie dell'ultimo anno di guerra a 80 anni dalla liberazione. Passiamo alle vostre segnalazioni, ora partendo da una foto scattata all'interno dell'asilo La Trottola al Flaminio di Fano. Segnalo ancora una volta la gravità del ramo secco del pino, ha scritto la nostra telespettatrice, che ha sottolineato la pericolosità della situazione che persiste da circa un mese per il fatto che in quell'area ci giocano i bambini, quindi insomma una situazione pericolosa e da sistemare. Invece un reporter di strada ci ha inviato un'altra fotografia per mostrare lo stato di degrado in cui versa il marciapiede in zona Darsena Borghese davanti alle abitazioni. Ora torniamo invece a parlare del Paese dei Balocchi, che si è concluso con un grande successo di pubblico a Bellocchi di Fano, migliaia le famiglie e i bambini che hanno preso parte ai tanti laboratori e alle attrazioni grazie all'impegno di oltre 150 volontari. Il servizio è stato curato da Filippo Pucci. Un'edizione particolare, quella di quest'anno del Paese dei Balocchi, l'evento dedicato ai bambini, arrivato alla sua 20ª edizione. Quattro giorni di divertimento e allegria, ma anche di riflessione, perché attraverso i tanti laboratori, spettacoli e iniziative di vario genere, famiglie e non solo sono state portate a riflettere su alcuni temi di interesse ambientale e sociale. La manifestazione, iniziata lo scorso 17 agosto, ha visto la proclamazione a sindaco dell'evento di Domenico Iannacone, giornalista Rai, protagonista di inchieste di interesse sociale. Poi l'evento ha preso dei giorni di stop a causa del brutto tempo e che ha visto prendere nuovamente il via nelle date del 21, 22 e 23 agosto, iniziando subito con il suggestivo spettacolo pirotecnico musicale che ha tenuto centinaia di persone con il naso all'insù in piazza Bambini del Mondo. Il Paese dei Balocchi poi è terminato venerdì con la nomina a cittadino onorario di Fabrizio Macchi, paraciclista campione sportivo che ha subito l'amputazione della gamba sinistra a causa di un tumore osseo a 13 anni, ma nonostante le difficoltà è riuscito ad ottenere risultati importanti nella sua vita sportiva. La mia storia è incontrato un osteosarcoma che è un cancro maligno e dopo 3 anni di ospedale, 20 cicli di chemioterapia e 17 interventi, l'esito finale è stato l'amputazione della gamba, ma ovviamente io avevo un sogno che era quello di poter diventare un atleta, uno sportivo, un campione, e io ho voluto riprendere a fare questa attività. Poi ho incontrato la bicicletta e la bicicletta è stato il mezzo con il quale sono riuscito a esprimere meglio il mio potenziale. Ho fatto 3 partecipazioni alle Olimpiadi con una medaglia olimpica, 15 medaglie mondiali di cui 2 d'oro, e quindi diciamo che i limiti sono quasi sempre nella nostra mente e non nel fisico, quindi quello che mi viene da suggerire è sempre di provare, ok? Che non ci sono i limiti.
E poi non sono mancati momenti musicali, buona cucina e tanto intrattenimento con i protagonisti della favola di Pinocchio, tema di quest'anno, virate coraggiose che rilanciano la vita. È stata una grande edizione, molto partecipata, molto intensa, molto bella, quindi un tema molto difficile, infiniti, virate coraggiose che rilanciano la vita. Siamo molto felici per aver condotto queste quattro giornate al termine, in modo così bello e anche intenso. Chiaramente bisogna ringraziare chi lavora per il Paese dei Balocchi, al di là del sottoscritto che voi vedete in TV, ma qui ci sono 180-190 persone che lavorano per il Paese dei Balocchi, quindi è loro che bisogna ringraziare, è questa forza di questo gruppo che porta avanti questo progetto Paese dei Balocchi. Domani, martedì 27 agosto, alle ore 21:15, nel cortile di Palazzo Fucci a Fano, si terrà l'ultimo appuntamento della rassegna di lettura Giovani Infranti, un ciclo di serate alla sua prima edizione dedicato alla letteratura. La compagnia teatrale Ex Novo darà voce alle parole della poetessa Antonia Pozzi, prematuramente scomparsa all'età di 26 anni, scrittrice sensibile e di genio. A leggere saranno Maria Caterina Andreozzi e Paola Mattia, con la partecipazione di Elena Generali. La serata sarà dedicata alla memoria di Carla Fucci. Si terrà sabato e domenica prossimi l'undicesima edizione del raduno vespistico Riviera dell'Adriatico organizzato dal Vespa Club di Fano. Come ha evidenziato l'assessore al turismo Alberto Santorelli, si tratta di un evento di grande rilievo promozionale, visto che richiamerà a Fano non meno di 300 appassionati della Vespa provenienti da diverse regioni d'Italia. A loro verranno mostrate le bellezze della nostra città, ma anche i panorami dell'entroterra, con tappa a Tre Ponti per il pranzo sociale. Il programma è stato illustrato dal presidente del Vespa Club, Flavio Pizzichelli. Una iniziativa importante, ritrovo con piacere il Vespa Club che avevo patrocinato più di 11 anni fa nella prima edizione e quindi vedo che insomma, le edizioni sono andate avanti in questi anni, mi fa molto piacere perché comunque l'associazione promuove il nome della città in giro per l'Italia e allo stesso tempo quindi poi invita gli altri club a partecipare a questo raduno che mette in mostra sicuramente le nostre bellezze seppur a fine stagione, ma ormai settembre è considerata quasi alta stagione perché la stagione si è allungata negli ultimi anni, quindi abbiamo delle condizioni meteorologiche che ci consentono di organizzare delle cose anche in settembre, quindi sarà questo anche un tema magari dei prossimi anni. Quindi ha fatto bene il Vespa Club a individuare questa data del 1° settembre in cui ovviamente gli ospiti potranno godere delle bellezze della nostra città. Il Vespa Club Italia e il Vespa Club Fano prevedono due giorni. Allora il programma è questo qui, il 31 che sarebbe il sabato, il 31 agosto, ci ritroviamo in sede del Vespa Club Fano qui in via Monfalcone, dove arrivano i vespisti da fuori per l'accoglienza, è la giornata dell'accoglienza, è il giornata della discussione e del programma sia dell'evento che poi prosegue la domenica, è un'accoglienza di discutere del mondo della Vespa, perché il mondo della Vespa è un mondo che praticamente ti affascina. La Vespa da dove la guardi, da tutte 360 gradi, è meravigliosa perché è nata in una maniera che dimostra l'Italia quanto ci ha messo l'anima per costruire un motore, un veicolo a due ruote che è stato poi l'icona di tutta l'Italia in quei periodi del 49-50. Avere la Vespa era un lusso, però era dovuto anche a tutta la media, diciamo, popolazione, all'operaio, perché poi si prestava alla famiglia, come poi è nata anche le autovetture, c'è stata praticamente tutta un'evoluzione. La domenica invece noi alla mattina ci ritroviamo in via Largo Seneca, dove praticamente logisticamente prepariamo il tutto per accogliere il vespista che arriva alla domenica. E il programma prevede due partenze, due gruppi, praticamente uno rimane in Fano dove andremo a visitare le bellezze di Fano, andiamo a vedere Trabucchi al porto e la Darsana Borghese, che è una cosa meravigliosa dove rappresenta tutta la marineria fanese. Poi lì ci sarà un aperitivo per quelli che rimangono a fare il giro. Invece l'altro, il nocciolo, quello più importante che prevedo per è il giro turistico. Andiamo a fare un percorso con tranquillità sulle colline fanesi, però questa volta le facciamo al lato sud, dove praticamente facendo la vallata di San Costanzo, Monte Schiantello, Tombaccia, è meraviglioso dove vediamo il mare di Torrette, il mare di Ponte Sasso e Fano.
Poi da lì si scende, scendiamo e andiamo percorrendo l'interquartieri, andiamo al Museo della Batteria che è situato a Bellocchi. Ci accoglie Daniele Carboni e ci dà anche la possibilità di suonare la batteria, anche se io non sono capace, però mi piacerebbe diciamo fare un po' di rumore. Invece il pranzo alle 1 ci ritroviamo alla cooperativa Tre Ponti e lì abbiamo un pranzo a base di pesce fanese con un nostro amico Guido della sua diciamo marineretto che si chiama il suo logo e di cui andiamo a prendere le cose migliori del pesce. Nuovo appuntamento straordinario all'Arena BCC di Fano. Domani, martedì 27 agosto alle 21.30, verrà proiettata La vita accanto, l'ultimo acclamato film diretto da una firma prestigiosa del nostro cinema come Marco Tullio Giordana, che sarà presente in Arena per incontrare il pubblico e discutere del suo lavoro. La vita accanto è ispirato all'omonimo dall'omonimo romanzo edito nel 2010 della scrittrice Maria Pia Veladiano, vincitrice del premio Calvino, che racconta la storia di un nucleo familiare in cui segreti inconfessabili e sensi di colpa si intrecciano a grande talento e voglia di riscatto. Per evitare lunghe file al botteghino è possibile acquistare il biglietto in prevendita sul sito del Masetti Cinema. Con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale e tra poco le previsioni del tempo e a seguire un approfondimento sul convegno di Federcaccia Fano che si terrà il 30 agosto alla cooperativa Tre Ponti. Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia e buona serata a tutti voi.